Buongiorno a tutti, benvenuti nel modulo lezioni di cinese di corso elementare di Lina Ondina. Io sono Lina Ondina, allora vi ringrazio che mi guardate. Oggi faremo la nostra 26ª lezione del corso elementare. La volta scorsa abbiamo fatto la metà del dialogo della lezione 6 e oggi faremo la seconda parte, sia del dialogo che delle parole, perché anche le parole sono abbastanza. Allora, io vi ho scritto tutto nei commenti. Potete stamparvi il materiale per averlo tra le mani, perché come al solito sulla lavagna non si riesce a scrivere tutto. Allora, in futuro cercherò di diminuire il materiale. E allora magari facciamo più piccoli pezzettini per poter fare tutto come si deve. Allora, guardiamo il materiale, la prima parte, che questa diciamo non è scritta. Allora è scritta così: Ke jian xiu xi, che vuol dire che è la lezione, jian vuol dire la sala, l'aula, xiu xi vuol dire pausa, riposo. Allora, questo è tra i parentesi che è scritto nella classe durante la pausa. Allora io vi ho messo una riga in cinese, come qua, e poi nei fogli potete avere anche una riga in pinyin e un'altra traduzione in italiano. Allora parlano Bi De e Anna. Allora Bi De shuo, Anna, min jian ni you ke ma? Anna, yo, bi de, ji jian shang ke. Anna, shan wu zong ba jian, dao jiu jian, wu she fen, shan gou yu ge. Nina, bi de, min jian shan wu, wo mei you ge. Anna, xian zai, ji jian? Bida, cha liang fen jiu dian. Anna, gai shang ke la, zai qian. Bida, zai qian. Anna shuo. Questo è il testo che dopo ogni lezione, che è un piccolo riassunto, è sempre, diciamo, c'è un dialogo e poi c'è un piccolo riassunto della lezione. Allora, Anna shuo, che vuol dire Anna dice. Jin jian xin qi er, wo ba jian mei you ge. Min jian zong zao shan ba jian dao jiu jian wu she you gou yu ge. Allora, adesso vi leggo la traduzione con le, diciamo, le frasi. Allora, Bida shuo, Anna, min jian ni you ke ma? Anna, domani hai lezioni? Anna shuo, you. Sì, che vuol dire ho lezioni. Vedete, con un carattere si fa tutta una risposta di una frase così. Zi jian shan ke, a che ora hai lezione? Shan wu zong ba jian dao jiu jian wu shi fen, shan gou yu ke. Nina? La mattina dalle 8:30 fino alle 9:50 ho lezione di cinese parlato, orale oppure orale, no? E tu? Allora, qua ha detto Shan Wu è la mattina, presto. Zong dal, dao al, pa jian è 8, ore 8. Jiu jian wu she fen. Allora, jiu jian wu she fen vuol dire 9:50. Wu she sono 50. E fen è, diciamo, un classificato, ma anche sono i minuti. Shan ko yu ke. Questo è shan ke, ma è diviso da ko yu, che vuol dire abbiamo o ho, la lezione di cinese orale. Nina, e tu? Bida shuo. Min tian shan wu wo mei you ke. Domani mattina presto non ho lezione. Anna. Xian zai ji dian? Adesso, e adesso che ore sono? Bi de shuo, cha liang fen jiu dian.
Mancano 2 minuti alle 9. Anna Shuo, Gai Shan Kula, Zai Tien. Allora devo andare alla lezione, arrivederci. Bi De Shuo, Zai Tien. Arrivederci. Ogni volta quando dico Bi De Shuo vuol dire Peter dice, oppure Pietro dice. Allora il testo che è qua, Anna Shuo, che vuol dire Anna dice, è seguente. Jin jian xin qi er, wo ba jian mei you ke. Oggi siamo, è mercoledì, martedì, scusate, xin qi er, martedì, wo ba jian mei you ke. Io dalle 8 non ho lezione. Min tian zong zao shan ba jian dao jiu jian wu shi you kou yu ke. Domani mattina dalle 8 fino alle 9:50 ho lezione di cinese parlato. Allora adesso vediamo il testo che l'ho scritto qua. Lo possiamo leggere un'altra volta per farvi vedere fino a dove, perché poi cominciano le parole che ho scritto per voi qua. Diciamo solo con la pronuncia e poi la traduzione ce l'avete nel materiale. Anna. Mingjian ni you ke ma? Anna, you. Bi de ji jian shan ke? Anna, shan wu zong ba jian dao jiu jian wu shi fen shan kou yu ke. Ni ne? Bi de mingjian shan wu wo mei you ke? Anna, xian zai ji jian? Bi de cha liang fen jiu jian. Anna, gai shan ke le, zai qian. Bi de zai qian. E qua è quel testo piccolo che diciamo è il riassunto di Anna Shuo. Jin jian shi xin qi er, wo ba jian mei you ke. Min jian zong zao shan ba jian dao jiu jian wu shi. Io coi che. Questo era il nostro testo secondo, e allora combinato con quello della lezione precedente fanno praticamente una intera lezione. Adesso vi do anche la seconda parte delle parole che le leggiamo una per una e vi dirò il significato, che voi potete anche da soli vederlo nel vostro materiale. E allora cominciamo, le parole sono di questa parte qua. Min tian. Min tian vuol dire domani. Shan ke. Shan ke vuol dire cominciare a fare la lezione oppure assistere alla lezione. Poi c'è quello che è xia ke, che vuol dire finire la lezione. Zong dao. Zong dao, questo è dalle alle. Si fa anche così con l'orario d'esercizio dei negozi, no? Jiu, che lo conosciamo, il 9. Fen. Ecco, questo fen praticamente è minuto in questo senso, vuol dire sia, fen vuol dire sia la classificatore, sia vuol dire minuto. Cha vuol dire, è un verbo che vuol dire mancare, che manca. Lian vuol dire due, vuol dire sia numero che vuol dire anche, viene prima di una parola, è uguale anche a ar. Prima di una parola dice che qua la nota. Quando due viene prima di una parola o un nome che non necessita di classificatore, è generalmente espresso con lian. Quando due ricorre in un numero o a due o più cifre, questo non si verifica. Per esempio, si dice lian ge ren, oppure si dice lian ben shu, due libri, due persone. Ok? Gai, lo incontriamo incontreremo abbastanza frequentemente, così capirete come si usa. Gai, Gai vuol dire, è un verbo dovere, devo, verbo ausiliare. L'abbiamo incontrato prima, la particella aspettuale usata dopo il verbo per indicare completamente, oppure può essere completamento nel presente. Ok? Zai Tien, che vuol dire arrivederci. Kou Yu, questa è la lingua orale parlata. Li Sha, questo è
il nome di Lisa. Le parole supplementari sono che. Attenzione, questo che con guy sono diversi. Come vedete qua c'è una cosa in più e qua davanti non c'è, diciamo, quel radicale che è la chiave della parola. Ok? C'è la differenza. Che vuol dire un quarto d'ora. Ok? Oppure 15 minuti. Shao biao. Shao biao vuol dire l'orologio a polso. Ok? Da polso. Cien. Cien tutti conosciamo, sono i soldi. Tin li. Tin li. Che vuol dire ascolto. Ok? Poi abbiamo qua, dimenticato a scrivere Zhong Wen, che vuol dire la lingua cinese, e Shu Jian, che vuol dire tempo. Voi ce l'avete nel materiale, poi ve lo vedete. Bene, bene. Jin Li, ascolto, comprensione orale. Han Zi, vuol dire carattere cinese. Xia Ke e Shan Ke sono, diciamo, antonimi. Shank vuol dire assistere, incominciare una lezione, fare una lezione. Siak vuol dire finire una lezione oppure uscire dalla lezione. Chi fan vuol dire mangiare. Hanza abbiamo detto siak. Mangiare, fare i pasti. Chi chuan vuol dire alzarsi dal letto. E shui jiao vuol dire andare a letto, addormentarsi, dormire. Allora, con questo io ho concluso con la lezione, con il testo. Dalla prossima volta faremo le note e vediamo, diciamo, le altre, le spiegazioni del testo. Allora, vi auguro buon studio e vi do appuntamento alla prossima. Zai Cien!